Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi coinvolta in un convegno così interessante. Devo dire che ho avuto talmente tanti spunti ieri che avevo pensato, diciamo, un canovaccio di relazione, in parte, diciamo, l'ho modificato anche tenendo conto di una serie di stimoli che mi sono venuti ieri. Il problema sul quale volevo centrare l'attenzione era il problema dell'adesione religiosa, ho intitolato così la mia relazione. Adesione religiosa e reazione giuridica. Si sente un rimbombo? Perché io lo sento. Che devo fare? Ok. Adesione religiosa e reazione giuridica in una società democratica, pluralista e tollerante. Il problema della libertà di adesione religiosa e in particolare all'affiliazione ai nuovi movimenti religiosi, ma non soltanto nuovi movimenti, diciamo a tutte quelle forme di religiosità non tradizionale all'interno del nostro tessuto culturale, offre un'interessante visuale prospettica per valutare, secondo me, l'effettiva garanzia dei diritti all'interno dei sistemi politici di tipo democratico. È noto infatti che la libertà di religione, se ne parlava anche ieri, la prima tra le grandi libertà rivendicate dall'uomo, assieme a quella di manifestazione del pensiero, diffusione del pensiero, rappresenta quella che potremmo definire la pietra angolare del sistema democratico. Il valore fondante e fondamentale del pluralismo nella duplice accezione di una libertà attiva e passiva, dotata dello speciale statuto di un principio supremo, iscritto nel genoma delle carte costituzionali. Sempre di tipo democratico, ovviamente. Le difficoltà di gestione di tali tematiche sono evidenti, e sono evidenti sia da parte dei pubblici poteri che hanno portato ad una serie di interventi, sia governativi che parlamentari, in molti paesi europei, per focalizzare l'attenzione sulla comprensione del fenomeno, la tutela dei soggetti deboli e influenzabili, il timore di pressioni esterne e devianti sull'esercizio del libero arbitrio individuale, sulla capacità di autodeterminazione del soggetto da parte di gruppi, non soltanto dei gruppi, poi vediamo in alcuni paesi definiti appunto di tipo settario, ma da parte un po' in generale di movimenti religiosi, ritenuti pericolosi e tendenzialmente implosivi. Ieri Marco Ventura ci parlava di quelle che sono appunto le difficoltà sia a livello europeo di organizzazione sia interna che nell'esterno, ma per esempio anche in Trovigno ci parlava del problema della Russia, che ultimamente avevamo organizzato un altro convegno sullo stesso argomento con Massimo Trovigne, perché effettivamente lì il problema della tutela della libertà religiosa di alcuni gruppi è violata in continuazione. Ce ne parlava anche Allievi sul problema dell'Islam e soprattutto dell'Islam in Europa, e poi ce ne hanno parlato, vabbè, con riguardo alla Francia ieri pomeriggio, diciamo, un po' tutti i relatori, dalla Palmer alla Duval. Quello che mi ha colpito, lo diceva prima il professore D'Agostino, io parto sempre da osservazioni di tipo pratico. C'è stata una sentenza di pochi mesi fa, nella metà del 2017, di un tribunale penale italiano, il tribunale penale di Nuoro. È una sentenza un po' particolare. Noi sappiamo che in Italia non esiste reato di manipolazione mentale, poi lo vediamo per bene, è stato depenalizzato nel 1981. Però c'è stata una sentenza particolare, perché riguardava un caso apparentemente di sequestro, di maltrattamenti, quindi un caso che ha una sua precisa normativa dal punto di vista penale, in cui ancora dà fastidio, mi allontano. E il problema del sequestro e dei maltrattamenti era posto in relazione alla presunta, alla vera adesione religiosa di alcuni soggetti. Era l'adesione al movimento dei Scientology, ma poteva essere di qualsiasi altro movimento, perché cito questa perché è l'ultima sentenza che abbiamo avuto in Italia, ma similari ne abbiamo avute negli ultimi anni con riguardo a vari movimenti religiosi. Il problema è che alla fine, vabbè, si è risolto in una bolla di sapone perché il giudice ha dichiarato il fatto non sussiste, ma il processo ha avuto nella sua prima fase una particolare attenzione mediatica centrata proprio sulla adesione dei presunti sequestratori, presunti maltrattatori al movimento dei Scientology. Quindi, diciamo in una maniera assurda, nel corso del procedimento, poi vabbè, il procedimento si è concluso con la dichiarazione che il fatto non sussiste, che il supposto coinvolgimento della Chiesa era poi assolutamente infondato.
L'anomalia di questo caso è che era un caso trattabile appunto come sequestro, come maltrattamento, nel quale l'attenzione dell'opinione pubblica è stata centrata invece sulla pericolosità del movimento. Allora, ne parlava anche Allievi ieri, il problema, lui parlava dell'Islam, ma chiaramente il problema è estendibile un po' a tutti i movimenti, della percezione della pericolosità di movimenti. È chiaro che se l'opinione pubblica viene montata nei confronti delle adesioni a questi movimenti, abbiamo poi appunto procedimenti del genere. Attualmente pensiamo anche alle problematiche che sono molto spesso legate per esempio a alcune frange del fanatismo islamico, abbiamo avuto anche sentenze in Italia su questo, e sui presunti condizionamenti di siti, di movimenti che inneggiavano al blog, alla jihad. E questo anche riporta al problema della particolarità dell'Islam, che è una religione appunto conosciuta, ma che nel contesto europeo si colora in maniera diversa, perché non ha soltanto una connotazione religiosa, ma investe un po' tutta l'esperienza dell'individuo. Tali gruppi sono considerati vere e proprie sette distruttive e hanno indotto anche una riconsiderazione, parlo dei gruppi in generale religiosi, una riconsiderazione dei limiti della libertà religiosa, spingendo anche alcuni paesi europei all'emanazione di legislazioni specifiche antiterrorismo, penso in questo caso a quella russa, pericolosamente autoritarie. Mi è capitato di recente di leggere un bellissimo articolo di un collega spagnolo, il quale appunto faceva il collegamento che esiste in Spagna tra lo jihadismo, in cui si sottolinea che ha tutti i caratteri di una setta: adesione religiosa, che non è di facciata ma reale, fanatismo, captazione e proselitismo, gruppi chiusi e poco numerosi, leader carismatico, illeciti penali. Quindi vediamo che il problema diventa estendibile un pochino a tutti. Questo consente nuovamente di riflettere sul timore prodotto nell'opinione pubblica di fronte alla pericolosità della devianza settaria, che è un tema che viene appunto costantemente riprodotto a partire dalla Bupi-Carcer, ne parlavano ieri, dalla legge del 2001 francese, che poi è stata replicata in Belgio, in Lussemburgo, con parametri un po' diversi, ma comunque diciamo replica un pochino quelli che erano dei parametri sulla manipolazione mentale che erano stati superati in Italia. Soprattutto il problema significa richiamare quelle che sono le implicazioni sociali e psicologiche, che sono pregiuridiche, che sono appunto conseguenti all'affiliazione. Non voglio chiaramente addentrarmi su tematiche che sono sociologiche, sulla differenza terminologica tra sette, nuovi movimenti, culti, ce ne sono tante, dipendono anche dalle lingue utilizzate. In Italia preferiamo il sintagma nuovi movimenti religiosi, che non ha di per sé un carattere esplicitamente negativo. Ma appunto vediamo che in altri paesi invece preferiscono il sollecitare l'attenzione sulla devianza settaria, come se fosse sempre sinonimo di pericolosità di un gruppo. Il fenomeno quindi interessa ormai una serie di paesi europei e interessa il giurista perché pone la necessità di riflettere ancora una volta sul fenomeno del brainwashing, del lavaggio del cervello, che era un fenomeno insomma, diciamo, sul quale si era molto discusso in America, intorno alla metà degli anni 70 del secolo scorso, e oggi si preferisce parlare di persuasione coercitiva. Tutto questo ha le sue origini nella difficoltà, suona proprio male, mi allontano, nella difficoltà di spiegare delle scelte che alla società appaiono non classificabili e non comprensibili. Di fronte alla difficoltà quindi di riuscire a spiegare determinati comportamenti con l'uso delle categorie del sentire comune, si è preferito sostenere che tali fenomeni sono legati a induzioni esterne al soggetto, costretto ad agire non in piena coscienza. Dicevamo che la Francia nel 2001 ha adottato la legge Abupikar, e è stata poi seguita appunto dal Belgio 10 anni più tardi e anche dal Lussemburgo nel 2013. Abbiamo poi alcuni paesi come la Russia e la Cecoslovacchia che hanno adottato delle legislazioni, diciamo, non direttamente antisette, ma sicuramente delle legislazioni che sono sfavoritive, che appunto imbrigliano, e l'abbiamo visto ieri, proprio pericolosamente questo fenomeno. Ma come è stato sottolineato, ieri ce lo sottolineava la Palmer, l'abuso di faiblesse, per esempio, e analizzava i casi giurisprudenziali francesi, sono casi che potrebbero essere trattati con le normali categorie del diritto penale, perché si parlava di abuso semplice, estorsione,
sfruttamento del lavoro, sfruttamento di tipo sessuale. Sono tutte ipotesi già previste nel codice penale. Quindi l'esistenza di un'incriminazione apposita è sicuramente una forzatura. Vi dicevo, in Italia il dibattito, che è un dibattito molto bello, che i penalisti hanno sviluppato molto, che ha portato poi alla famosa sentenza del 1981 sulla depenalizzazione del plagio. Il plagio, l'articolo 603 del nostro codice penale, che è un codice fascista, lo definiva come l'attività di chi sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Anche durante i lavori preparatori furono avanzate una serie di perplessità dovute al timore che questa fattispecie non fosse chiaramente identificabile. La Corte Costituzionale ha sottolineato, e ve la cito, il dibattito si incentra dal lato sull'intelligibilità del precetto, dall'altro sull'indagine che il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile dall'interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell'esperienza. Quindi l'ipotesi ipotizzata dal legislatore deve essere poi verificata in concreto in sede giudiziale. Noi abbiamo in Italia l'articolo 25 della Costituzione, che è il punto di riferimento giuridico in materia penale, e la Corte anche ha sottolineato, per effetto di tale principio, cito sempre le parole della Corte, onere della legge penale è quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi, in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamenti controllabili. Alla luce di queste considerazioni, è arrivato a definire l'articolo 603 come una mina vagante del nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro. Oggi, ogni tanto, a livello legislativo, si parla anche in Italia della possibile reintroduzione di un reato di manipolazione mentale. È un processo molto, molto pericoloso, perché si tratta, e lo abbiamo visto, di un reato a condotta libera. Pensiamo all'ipotesi più comune dei reati a condotta libera, sono l'omicidio, in cui ad una determinata condotta corrisponde un evento che è assolutamente certo, quello della morte del soggetto. Nel caso dei quali invece è un reato a condotta libera, in cui però la manifestazione del reato si può compiere una moltitudine di atteggiamenti non verificabili e quindi giudizialmente non accertabili. L'influenza e la soggezione psichica sono infatti realtà normali nelle relazioni umane, e questo proprio ha consentito alla Corte di sottolineare il problema dell'indeterminatezza della norma. Sottolineato quindi che la Corte ha sempre nel 1981 risottolineato che l'articolo 603 doveva essere applicabile perché prevedeva un'ipotesi non verificabile in concreto nella sua effettuazione e nessun risultato, non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità legislativamente dichiarata non è mai stata giudizialmente accertata, né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con i soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona. In Italia questo articolo fu scarsamente utilizzato, il caso che diede poi, il caso mediatico più importante fu il famoso caso Braibanti, ma riguardava più un'ipotesi di omosessualità che non appunto di plagio, non si riusciva a dimostrare, in effetti erano dei processi politici, ma anche la Palmer-Ieri ci sottolineava come in Francia alla legge del 2001 non è seguita una giurisprudenza effettivamente ancorata soltanto all'abuso di debolezza nell'ambito del fenomeno religioso. Questo perché non è dimostrabile. Anche nel famosissimo processo che ci fu, per esempio, contro Scientology, mi ricordo appunto con la condanna del movimento, che poi analogo processo c'è stato in Belgio, partito da analoghe premesse, da analogo sistema legislativo con esiti giudiziari diametralmente opposti. Però anche in quel processo non si parlò della legge Boupicard, perché effettivamente è difficile dimostrarla in sede giudiziaria. La problematica è naturalmente sul rapporto tra i concetti di persuasione e di suggestione, sono concetti difficili sui quali appunto
che interessano l'ambito della psichiatria, della psicologia. Quando noi parliamo di persuasione in ambito psicoanalitico, la definiamo come l'esercizio di un ascendente, da un soggetto ad un altro, che non fa riferimento al principio di autorità. Quindi la persuasione non è un'opera di convincimento che mira a trasferire le idee di un soggetto ad un altro, ad agire, quindi convincendolo ad agire contro la propria volontà, comprimendolo o addirittura sopprimendola del tutto. Più delicato invece il riferimento alla suggestione, perché la suggestione in effetti tende a operare un passaggio di idee da un soggetto ad un altro, inducendo il soggetto a compiere un'azione che altrimenti non avrebbe mai assolutamente compiuto. È però evidente l'indecifrabilità di questi concetti e anche la loro indefinibilità in sede giudiziaria. Ancora una volta la Palmerieri, che ci riportava appunto i casi giurisprudenziali, dice: a un certo punto il giudice ha detto, beh, il soggetto non ammette la manipolazione, quindi è manipolato. È un giro che ritorna, che non ha senso logico, perché giudizialmente non lo posso dimostrare. Diciamo che anche il caso, appunto, il problema del brainwashing l'abbiamo visto, anche Introvigne se ne occupò un po' di anni fa sul problema del lavaggio del cervello, le varie teorie che si sono sviluppate in America, dibattiti tra gli psichiatri, gli psicologi, nato diciamo come tentativo di spiegare l'adesione degli statunitensi, di soldati statunitensi durante il periodo della guerra fredda, insomma l'ideologia coreana. Vabbè, diciamo che oggi le diverse spiegazioni che tendono appunto a spiegare tali affiliazioni si sviluppano sull'asse passività-attività. Il paradigma della passività tende a vedere chi aderisce a questi nuovi movimenti come vittima di induzione, di manipolazione, di persuasione coercitiva, anche di ignoranza, di psicosi collettiva, con una psichiatrizzazione del problema. Invece chi fa riferimento al modello dell'attività tende a sottolineare, diciamo, la necessità del soggetto di superare le religiosità tradizionali alla ricerca di nuove forme di religiosità che abbiano la capacità di aiutarlo alla costruzione di sé e di una propria identità. Esiste poi ovviamente un paradigma intermedio, un archetipo intermedio, che tiene conto del campo interrelazionale dell'individuo e le posizioni interne del soggetto, rifacendosi al costrutto dei fenomeni transizionali, ne parlano appunto gli psicologi, è in grado di fornire una valutazione psicologica sulle specifiche modalità di conversione. Naturalmente quindi dipende sia dalla personalità del soggetto, ma anche dal contesto sociale nel quale si trova ad operare, del livello di istruzione, insomma ci sono una molteplicità di fattori. Se il comportamento del soggetto, a seguito di un presunto condizionamento psicologico, può strutturarsi come azioni distruttive o criminose per sé o per altri, con effetti che sono disforici per l'individuo, siamo del plagio, in cui dobbiamo ritenere quindi che il soggetto non avrebbe mai compiuto quelle attività se non a seguito di una pressione psicologica. Quindi occorre avere ben chiara la differenza tra persuasione e manipolazione, ma anche diciamo di quelli che sono il contesto sociale, perché questo significa il limes di questa distinzione è nel concetto di libero arbitrio, quello che gli scienziati ritengono strutturato in una componente biologica, ma anche nel condizionamento che può essere educativo, culturale e sociale. Dobbiamo considerare sempre che l'esperienza religiosa è un fenomeno talmente complesso da coinvolgere tutta l'esperienza di un individuo a livello di pensieri, di sensazioni, di comportamenti. Non esiste un'area che sia esclusa dall'esperienza religiosa, ma un'intera moltitudine di fattori. Dobbiamo quindi considerare, e lo ripeto ancora una volta, anche il contesto all'interno del quale si svolge, e dobbiamo integrare l'analisi giuridica con esperienze, con studi che provengono da altri settori delle scienze umane come la psicologia evolutiva, l'antropologia, la scienza cognitiva, per permetterci appunto di comprendere appieno il fenomeno. È in questo senso che ritengo appunto particolarmente pericolosa la riproposizione che appunto ritorna ogni tanto sulla possibile reintroduzione in Italia del reato di manipolazione mentale. Oggi si parla appunto di reintrodurre l'articolo parlando sempre, vedo l'ultimo progetto, salvo il fatto che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minacce
ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazioni, è punito, eccetera, eccetera. Come vediamo, si tratta semplicemente della reintroduzione del reato di plagio sul quale la Corte Costituzionale è già così ampiamente intervenuta e sul quale abbiamo una dottrina penalistica veramente di altissimo livello, che ogni tanto mi meraviglio non sia stata letta negli altri paesi europei. Ma ancora più grave, nella seconda parte, si dice se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene sono aumentate. Allora, è pericoloso il problema ancora di più con riferimento al gruppo. Noi pensiamo nell'ambito dei reati di gruppo, sicuramente reati finanziari, diciamo in ambito societario, in Italia abbiamo poi tutta la legislazione per l'associazione delinquere di stampo mafioso, camorristico, eccetera. Ma, per esempio, è stato particolarmente, diciamo, pesante l'incriminazione, pensiamo in Francia, sempre a quel famoso processo su Scientology, in cui fu incriminato il gruppo nel suo complesso. Diciamo che diventa difficile, quando ne parliamo dell'ambito penale, noi dobbiamo attribuire la responsabilità al singolo soggetto, attribuirla al gruppo è veramente pericoloso, oltre che appunto tacciabile di incostituzionalità, ma presenta dei profili veramente difficili da dimostrare a livello giudiziale. Ogni volta penso, quando facciamo riferimento appunto a un'ipotesi di reato, pensiamo anche ai casi, che ne so, di pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica. Viene criminalizzato il singolo soggetto, non è che questo può portare alla condanna dell'intero movimento. O ancora, i fenomeni del terrorismo islamico interessano i singoli soggetti terroristici e non l'Islam nel suo complesso. Quindi è erroneo, è impossibile tra l'altro, poter riferire un reato ad un gruppo considerato così come un'entità che non deve essere astratta ma deve essere concreta. E ci deve essere addirittura quindi una volontà criminale. Vi dicevo, appunto, in Italia dobbiamo sempre fare riferimento ai reati per l'associazione delinquere di stampo mafioso, che non esiste ovviamente in ambito religioso. Quindi a questo cambiamento terminologico nei progetti di legge rispetto al vecchio articolo sul plagio non corrisponde nessuna reale modifica rispetto appunto a tutte le osservazioni avanzate dalla Corte. La Corte, badiamo bene, ha escluso la punibilità del plagio, non l'esistenza del plagio. Il plagio può esistere, è giudizialmente indimostrabile. Il richiamo quindi a tecniche della personalità o della suggestione non è sufficientemente delineabile. E inoltre, vabbè, il problema del gruppo va bene. Volevo sottolineare appunto che il processo, sto per concludere, di questi nuovi movimenti, che però riguarda appunto, lo vedevamo anche allievi ieri, ci sottolineava il problema dell'Islam europeo, quindi riguardano soltanto le nuove confessioni, ma anche confessioni, diciamo così, antiche, che però si configurano in maniera diversa quando entrano in contatto con i nostri paradigmi culturali. Allievi parlava dell'Islam come oggetto transizionale, come una religione che ha evidenziato il processo del pluralismo religioso e soprattutto della percezione dello stesso come di un default istituzionale. Questo vale lo stesso anche per tutti i movimenti più recenti che si sono appunto inseriti nei nostri paradigmi culturali. È innegabile che ci troviamo di fronte a sistemi di multiculturalità, non di interculturalità, ce lo spiegava appunto anche Terin ieri, sulla differenza appunto che esiste quando ci sono più gruppi che agiscono all'interno di un contesto ma non entrano in relazioni gli uni con gli altri. Allora, nel momento in cui come giurista mi pongo il problema di quale potrebbe essere un possibile intervento del legislatore, penso che una nuova fattispecie criminosa dovrebbe essere costruita su un duplice livello, che non deve, e questo è importante, non deve portare ad affrontare il problema della legittimità o meno di un'esperienza religiosa, perché lo vedevamo un'esperienza assolutamente personale, sul quale lo Stato non deve assolutamente intervenire. Si deve limitare soltanto alla questione della compatibilità di questa con i valori costituzionali e penali, che devono costituire, diciamo, i limiti, le frontiere di questi diritti.
Il rischio di un'arbitraria ingerenza in una sfera individualissima e personalissima dell'individuo è talmente penetrante da indurre a ritenere che una normativa speciale su questo tema è assolutamente da evitare. Sarebbe più opportuno il riferimento alla normativa tradizionale, lo dicevamo anche prima, abbiamo reati già ben configurati in Italia di riduzione in schiavitù, di truffa, circonvenzione di incapaci, ma anche pedofilia, reati sessuali, sono tutti già codificati nell'ambito del nostro codice penale. Uno Stato democratico che voglia inserire la laicità tra i suoi principi fondanti, ma penso anche alla Francia, addirittura ce l'ha scritto nella Carta Costituzionale, dovrebbe garantire la propria neutralità, ma vera neutralità, di fronte alle credenze religiose, favorire tutte le possibili estrinsecazioni del diritto individuale, che è uno del diritto di libertà religiosa, che è uno dei parametri più importanti proprio per la valutazione della democraticità del sistema. In tale ottica, qualsiasi forma di ingerenza o di sfiducia nei confronti dei movimenti che si muovono nell'alveo della religiosità deve essere naturalmente evitato. L'allarmismo sociale non dovrebbe e non potrebbe giustificare interventi dei pubblici poteri in questo senso. La tutela della libertà di autodeterminazione del soggetto non può portare ad una compressione dei diritti soggettivi di pari livello e dignità giuridica, se non la libertà di manifestazione del pensiero, di proselitismo religioso. Pensavo alla bellissima sentenza Kokkinakis che la Corte europea ha fatto appunto degli anni fa sul proselitismo religioso, di cui ci parlava Marco Ventura ieri, che ha posto appunto una pietra miliare nella configurazione del diritto di libertà religiosa in ambito europeo. Solo la formazione quindi di una concezione dell'uomo inesorabilmente potenziale, libero e responsabile può consentire una seria riflessione giuridica sulla libertà religiosa, intesa come espressione di un'emancipazione degli individui con l'unico limite della sua giusta posizione più che alle altre libertà, ad altre codificazioni della stessa libertà. Quest'ultima infatti non deve essere normata in senso astratto, ma dobbiamo fare una riflessione attenta a livello giuridico sulla gestione dei suoi codici. Alla cultofobia, quindi alla creazione di un senso di pericolosità di fronte alla devianza settaria, dobbiamo dare una risposta giuridica che deve sottolineare, e questo è importante secondo me, la responsabilità personale, individuale del soggetto e mai quella del gruppo. Il libero arbitrio deve essere tutelato. Nelle moderne legislazioni penali delle democrazie occidentali, la libertà religiosa è sempre stata considerata un valore assoluto da tutelare, posto a fondamenta delle società. Ed è ormai accertato che la rivendicazione di tale libertà non è in contrasto, anzi diciamo che si pone in pieno nella rivendicazione della laicità dello Stato. La declinazione della libertà religiosa deve quindi includere il valore della libera formazione della coscienza individuale, della libera adesione religiosa, nel rispetto del bisogno dell'individuo di trovare una risposta ai propri bisogni essenziali. E se è vero che nessuna religione può pretendere di violare la coscienza e la libertà degli individui, è indubitabile che a nessuno deve essere posta la possibilità di limitare tale libertà in nome di una presunta laicità o di tutela dei valori dello Stato. Grazie.